Basilichi oggi l'incontro al Mise con Di Maio. Palio straordinario anche la fanfara dei bersaglieri per celebrare i 100 anni dalla fine del primo conflitto mondiale. 7500 biciclette d'epoca per l'edizione 2018 dell'Eroica. Per lo sport, dopo la vittoria contro Tortona, la Menzana torna ad allenarsi in vista del match contro Rieti. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera ai nostri telespettatori, appuntamento con le notizie di Siena TV. Apriamo con una notizia positiva per la Basilichi, perché è stato firmato nella giornata di oggi, pochi istanti fa, alla Mise di Roma, l'accordo tra Nexi e i sindacati sul futuro dei lavoratori Basilichi ramo Contact Center. L'intesa dovrà essere sottoposta alle assemblee dei lavoratori e a un referendum. È Silvio Franceschelli, sindaco di Montalcino, il candidato unitario del Partito Democratico per le elezioni provinciali del prossimo 31 ottobre. Noi lo abbiamo raggiunto proprio nel borgo Valdorciano. Queste le sue parole. Sentiamo. La scelta che poi il partito ha fatto non è sulle persone, ma sulle contingenze e tutta una serie di quelle cose che riguardano anche in parte elementi territoriali ed altro. Credo che se il centro-sinistra riesce a compattarsi potrà affrontare anche le sfide che lo vedranno impegnato in provincia di Siena e non solo nel 2019 con uno spirito completamente diverso. Ma io quello che dico è che chiunque andrà a fare presidente della provincia, oltre ad attrarre il proprio elettorato nei vari consigli comunali, deve porsi un obiettivo. La provincia è l'organo che ha sempre avuto la funzione di compensazione di quei servizi a rete che toccano più enti, più comuni. Nei nostri territori, come spesso io dico, ottenere una corsa di un pullman in più è un obiettivo e a volte una vittoria. Se te la vedi togliere è una perdita di un servizio assolutamente non ripristinabile, e così la viabilità è quando tanto altro. Noi siamo territori con livelli di interesse sulla domanda dei servizi molto spesso debole e la provincia serve a fare questa attività di coordinamento, per cui questo è l'obiettivo. Chiunque va lì deve attrarre con un progetto credibile che porti a spalmare i servizi su tutto il territorio provinciale, a farli sinergia anche nell'interesse della città capoluogo. Siamo complementari l'uno con l'altro, dobbiamo trovare un modo di lavorare sinergicamente partendo da infrastrutture e servizi. Il sindaco di Siena in questo giorni è impegnato sicuramente in cose estremamente importanti per la sua città e a cui vanno i miei migliori auguri. Non so se sarà lui colui che democraticamente sarà chiamato a contrapporsi alla mia candidatura ed io mi contrapporrò alla sua. Questo fa parte della democrazia, si vive sempre con serenità nello spirito di servizio, sia da parte mia sia credo a chiunque lo faccia per il centrodestra, in quanto sappiamo tutti benissimo che la provincia, al di là di quello che a volte si scrive una poltrona, ma una poltrona spinosa. Intanto non sono ancora arrivate ufficializzazioni per quanto riguarda il candidato del centrodestra. C'è chi parla di una possibile candidatura del sindaco Luigi De Mossi. A parlarci di questa tesi è Pino Di Blasio, caporedattore della Nazione di Siena, ospite questa mattina alla trasmissione di Daniele Magrini. Buongiorno Siena, sentiamo. Si tratta di capire che cosa fare della provincia. La provincia ha in pancia diverse partecipazioni in società strategiche di servizi, decide molto sui trasporti, decide molto sui rifiuti, decide molto sul gas, sull'energia. In qualche modo, scegliendo la provincia come camera di compensazione degli interessi dei vari comuni, De Mossi potrebbe in qualche modo barattare, ma è un termine bruttissimo, far pesare il suo peso elettorale nell'elezione del Presidente della provincia su come gestire dei servizi, cioè, e allora a questo punto si tratta di dialogare tra PD e centrodestra. Non dimentichiamo che un altro appuntamento non è solo l'elezione del Consiglio provinciale, che tra parentesi anche quella conta relativamente poco, ma ci sono le elezioni a maggio in tanti comuni. Cioè, se mettiamo caso De Mossi diventasse alfiere di quel famoso progetto delle liste civiche, potrebbe dare noia in diversi comuni al centro-sinistra, al PD, cioè il PD, se continua ancora questa fase di autodistruzione che sta perseguendo da diversi mesi, alla fine si troverà davvero con una provincia totalmente ex rossa.
Intanto il PD si prepara alle elezioni di domenica 14 per nominare il segretario regionale che si terranno appunto, come detto, domenica. Secondo Nicolò Guicciardini, capolista assemblea regionale, Simona Bonafè è la persona giusta per cambiare il partito. Sentiamo le sue parole. Beh, Simona Bonafè senza alcun dubbio come segretario regionale del Partito Democratico è la scelta giusta. Io ho dato la mia disponibilità, ho messo il mio impegno in questa fase perché ritengo Simona una figura che mette insieme tanti elementi necessari ad un partito regionale che veramente va cambiato. Innovazione e unità sono le due parole d'ordine che Simona Bonafè ha posto all'attenzione del Congresso, le condivido fortemente. Innovazione perché in Toscana negli ultimi anni si sono perse tante elezioni amministrative e si è perso soprattutto l'essere comunità di un partito e quindi il partito toscano deve ripartire da una riorganizzazione interna, da nuovi punti all'ordine del giorno e soprattutto dall'unità appunto, un partito che non può a tutti i livelli avere una classe dirigente che si divide tra di sé in dibattiti che poi sono anche lontani dalla realtà delle cose e quindi il mio impegno in questa fase per Simona Bonafè è proprio al servizio di un partito che possa cambiare perché ce n'è davvero bisogno. Quindi il 14 ottobre dalle 8 alle 20 si vota in primarie aperte, spero saranno tanti toscani a portare il loro contributo perché davvero ce n'è bisogno. Per la Toscana serve una proposta forte che guardi avanti per il 2020 e sicuramente questo passaggio, per quanto fatto in maniera troppo frettolosa, fatto in una maniera spesso incomprensibile ai più, quello del congresso regionale, noi vogliamo e dobbiamo trasformarlo nel primo passo verso le elezioni regionali. E tra gli ospiti di Buongiorno Siena di questa mattina anche Marco Falorni, presidente del Consiglio Comunale. Tra i temi trattati anche quello delle palestre chiuse e dello slittamento della candidatura di Siena a capitale europea dello sport 2021. Sentiamo le sue parole. Era stata avanzata la candidatura in epoca Valentini ed era stata avanzata in una situazione in cui c'erano chiaramente dei problemi. Le palestre, se non erano a norma, le abbiamo ereditate. E quando ci accusano magari, ma ancora non si vede la differenza, ancora non avete fatto, perché tante cose non si vedono ma vengono fatte, si cerca per esempio di mettere a norma le palestre e il lavoro si vede poco, ma è impegnativo molto anche sul piano economico. Il fatto che le piscine non fossero pienamente operative, ma soprattutto ci fossero dei problemi di gestione fra le società sportive e ne devono usufruire. Esatto. Questo è un problema che abbiamo ereditato, che cerchiamo. Sì, ma probabilmente neppure dalla Giunta Valentini, ancora prima. No, no, insomma, questo, voglio questo dire. Dalla Giunta Valentini. No, dico la situazione degli impianti, ancora da prima. Degli impianti, no? Certo. Ma questo ultimo dalla Giunta Valentini, perché stava fatto un project financing con una società indubbiamente utile, con risvolti di pubblica utilità, ma che in cui evidentemente c'era qualche clausola che non funzionava e forse non funziona, perché altrimenti non avremmo trovato questa situazione di difficoltà fra le società sportive e indirettamente fra le persone che poi devono andare in piscina. Restiamo quindi su questo argomento, si parla di palestre inagibili, di caos organizzativi per quanto riguarda appunto le piscine dell'acqua calda. Dover fare i conti con questi problemi è proprio anche la WISP di Siena. Sentiamo allora le parole del presidente della WISP, Simone Pacciani. La situazione è che noi abbiamo fatto le corse per poter rimettere la piscina a disposizione, diciamo le piscine a disposizione della cittadinanza. E per ora diciamo, siamo partiti noi con i nostri corsi e abbiamo dato possibilità sia all'attività disabile che all'attività dell'agonismo che aveva bisogno di prepararsi per fare le gare. Si parla sempre della società Libertas, ma non c'è soltanto la Libertas, cioè, noi abbiamo circa 25-30 richieste da parte di associazioni di spazi e il problema è che noi abbiamo fatto questo progetto, il progetto prevede alcuni diciamo, impegni da parte nostra e quindi diritti e doveri, nei nostri diciamo, doveri non ci sarebbe l'obbligo di affittare spazi a chi fa attività concorrenziale alla nostra, però anche questo ovviamente il Comune ci ha chiesto una nostra disponibilità per dare incontro alle esigenze di tutti, noi abbiamo ovviamente dato la nostra disponibilità perché ci sembrava opportuno dare disponibilità all'amministrazione comunale e nei prossimi giorni forniremo, come ho detto, entro il 1° novembre cercheremo di fornire un quadro completo di tutte le nostre disponibilità
e poi insieme all'amministrazione valuteremo cosa è meglio fare. Un altro tema che tiene banco in città negli ultimi tempi è quello delle palestre non aperte. Questo problema vi riguarda? Ci riguarda tantissimo, perché tutta la nostra attività che facevamo nelle palestre prima ora è soltanto, la facciamo soltanto nella palestra dei bambini maschile e femminile. Per quanto riguarda la provincia, noi avevamo gestito fino a poco tempo fa la Cecca Angioliere, ovviamente pure anche quella non è, ora è chiusa, e abbiamo vinto la gara sia per quanto riguarda la Ceccherini, che la Ceccherini insieme alla Polisportiva Menzana e la Mattioli insieme alla Virtus, e però siamo tutti diciamo in attesa di capire cosa succederà. Si è svolto ieri sera a Palazzo Patrizi un convegno organizzato da Fratelli d'Italia di Siena sul tema dei danni causati alle colture e agli allevamenti da parte degli animali selvatici. Sentiamo a tal proposito Massimo Mori, dirigente provinciale di Fratelli d'Italia. Il primo problema sono i danni. I danni che sono enormi, soltanto il TC Siena Nord registra nel 2017, perché quelli del 2018 ancora sono dati sconosciuti, 937.000 euro di danni causati da animali. Questo è un problema abbastanza importante e logorante per il mondo agricolo e zootecnico della provincia di Siena. Per questo noi ci muoviamo, ma non tanto per aiutare loro, quanto per aiutare anche noi. Cosa succederebbe in questi territori se questi signori smettessero di lavorare? È una domanda che noi ci poniamo, che non è piccina come domanda, e la risposta non è semplice da dare, ma sarebbe un disastro. Sarebbe un disastro dal punto di vista economico, sarebbe un disastro dal punto di vista produttivo, sarebbe un disastro complessivo. Loro hanno ancora il coraggio, la costanza, il desiderio, la voglia di andare avanti, ma quanto dureranno? E quanto è grossa la loro fatica? E come si fa a essere e a rimanere insensibili rispetto a un problema del genere? Noi ci siamo posti questo problema e noi siamo qui per aiutare loro, ma per aiutare la comunità intera, perché pagare in Toscana circa 4 milioni di danni sono denari che potrebbero essere spesi in altre direzioni. Intanto pensare e risolvere il problema degli abbattimenti, perché i caprioli ci dovranno stare in questo territorio, i cinghiali ci dovranno stare in questi territori, i lupi non lo sono, non ne sono certo, ma gli ibridi sicuramente no. Quindi bisogna cominciare a vedere e a provvedere per trovare le soluzioni giuste per ridurre fortemente il numero di questi animali. Bisogna ritrovare a una situazione che rende compatibile e possibile il rapporto fra agricoltura, zootecnia e la fauna selvatica. Si avvicina il Palio Straordinario 2018. Domani mattina dalle 7.30 si terranno le previsite, mentre è arrivata la notizia ufficiale della presenza della fanfara dei bersaglieri durante i giorni di Palio. Sentiamo Gabriele Voltolini. In Piazza del Campo si continua a lavorare in vista della carriera straordinaria del prossimo 20 ottobre. Dopo gli steccati, montati nella giornata di lunedì, martedì è stata la volta del palco dei giudici e da breve verranno montati anche i palchi. Intanto è arrivata la notizia ufficiale della presenza nei giorni di Palio della fanfara dei bersaglieri, che farà il suo esordio domenica 14 durante la presentazione del trappellone e rimarrà in città anche nei giorni successivi per omaggiare il Palio in onore della fine della Prima Guerra Mondiale. Mercoledì 10, intanto, sarà il giorno delle previsite per i 48 cavalli iscritti. Alla clinica veterinaria del Ceppo, i van inizieranno ad arrivare dalle 7.30 della mattina e ad aprire le danze sarà uno dei big più attesi, ovvero Porto Alabe, fresco di vittoria nel Palio di agosto per i colori della lupa montato da Giuseppe Zeddi, detto Gingillo. Le visite della commissione veterinaria proseguiranno fino al tardo pomeriggio, mentre la lista degli ammessi alle prove di addestramento e dalla tratta dovrebbe essere diramata nella giornata di giovedì o al massimo venerdì mattina. Tra i cavalli più attesi, oltre al vincitore di agosto, ci saranno anche Patos de Ozieri e Osama Bin. Grande successo anche quest'anno per l'Eroica, la manifestazione cicloturistica che dal 1997 richiama amanti del ciclismo da tutto il mondo. Sentiamo l'organizzatore Giancarlo Brocci. Sì, quest'anno non ci sono bastati 7.500 numeri, oltre 2.500 sono stranieri, quindi un terzo abbondante, appunto da ogni continente, con la presenza dei tedeschi, per esempio ha superato i 600, e
e quindi questo da 58 paesi. Abbiamo tutta una serie di parametri che per ora ci dicono soltanto che l'eroica piace sempre di più, è una filosofia che incontra il favore e sicuramente ha incontrato soprattutto un bisogno reale della gente, cioè quello di recuperare lo sport fatto per sport, non la radice autentica di, perché oggi quando si dice sport si intende la produzione di spettacolo fondamentalmente, cioè oggi si concepisce qualcosa è fatto per il risultato, per i soldi e perché appunto produrre in qualche modo un buon cinema quando riusciamo a venderlo a tanto meglio, e invece c'è tanta gente che vuole riscoprire che cos'era lo sport a suo tempo e soprattutto che cos'era il grande ciclismo che ha scritto la storia del Novecento, e quindi ritrovarsi in quelle maglie, con quelle biciclette, a rivivere quello che tutti noi si è sentito raccontare dalla generazione dei nostri padri, piace, abbiamo centrato un'esigenza che è reale, poi l'abbiamo fatto nel contesto più bello del mondo, quindi di sicuro quando dico che questa roba poteva nascere qua, Toscana è stata uno degli ombelichi della storia del ciclismo, ma nel contesto delle terre di Siena, nel Chianti mio, ma è perché qui ci sono degli scenari e delle strade bianche che nessun altro ha. E ai nostri microfoni Giancarlo Brocci ha anche analizzato il rapporto tra eroica e la città di Siena. Sentiamo. Ma soprattutto di Siena, Siena città nei confronti dell'eroica, di certo c'è stato qualche anno di oscuramento, io ne ho abbastanza sofferto anche perché a noi, come ieri l'altro parlava Gazzetta dello Sport, chiaramente insomma, è stato negato la paternità di un grande evento come le Strade Bianche, che è nato come eroica per 2 anni, e questo ha fatto sì che intorno a quell'altro grandissimo evento mondiale che per la città è Strade Bianche dei professionisti e oggi anche Strade Bianche dei cicloamatori, questa paternità desse un po' fastidio. Noi abbiamo avuto il coraggio di riportare il ciclismo su queste strade che erano desuete, che erano sconosciute. Ci è dispiaciuto a me personalmente che per anni fosse misconosciuto questo e che Siena, nonostante sapesse benissimo come stavano le cose, abbia in qualche modo glissato, mettiamola così, rispetto all'esigenza di difendere chi sul territorio aveva cominciato, aveva svolto una battaglia importante anche culturale, perché la salvaguardia di queste strade era cominciata con eroica, eravamo noi che avevamo detto che questo è un valore paesaggistico, storico, ambientale, turistico straordinario. Ecco, questo che per qualche anno si sia fatto finta di nulla e assecondato un giochino commerciale, anche lì questo a me è dispiaciuto. Ci spostiamo in Valdelsa, l'Associazione Nazionale Giovani Innovatori ha presentato presso Villa Ducci a San Gimignano il suo piano per lo sviluppo dell'ecosistema innovativo toscano insieme ai giovani della comunità europea. Sentiamo in proposito Francesco Bruschettini, presidente Rotary Club Valdelsa e delegato ANGI Toscana. È una serata che corona l'impegno che noi da anni abbiamo al fianco delle istituzioni, dei giovani e delle imprese. Come noi sappiamo bene, la quinta via d'azione del Rotary International è appunto rivolta alle giovani generazioni e noi proprio in virtù di questo nostro impegno abbiamo organizzato questa conviviale per parlare di questi temi, sfruttando la nostra collaborazione con ANGI, sfruttando e cogliendo l'occasione di inaugurare l'apertura della sede di ANGI nel nostro territorio, dove io ho fatto da tramite, data la mia amicizia col presidente di ANGI, e penso che la serata sia andata davvero bene visti gli interventi e le domande che sono state rivolte soprattutto dal pubblico, e ci tengo a ringraziare tantissimo le istituzioni perché hanno fatto degli interventi davvero importanti. L'assessore alla cultura del comune di San Gimignano, Carolina Taddei, ha parlato della ricostruzione del tratto di cinta muraria crollato ad aprile, grazie agli enti pubblici che hanno saputo fare squadra. Sentiamo.
La vicenda delle mura di San Gimignano ha aperto un nuovo felice capitolo. Dopo il primo stanziamento messo da parte del Ministero di 300.000 euro, c'è un secondo sostegno che arriva dagli enti pubblici e dalla Regione Toscana, questa volta a rispondere, diciamo, al bisogno di aiuto. E l'importo che la Regione Toscana stanzia adesso sono 200.000 euro e quindi, diciamo, con questi importi da parte della soprintendenza, quindi del Ministero e della Regione Toscana, si riesce a coprire la maggior parte, diciamo, dei bisogni per ripristinare le mura. Per il Comune restano soltanto alcune spese per la gestione delle pratiche e delle spese minoritarie. Per fortuna gli enti pubblici hanno saputo far squadra, ci hanno saputo aiutare e quindi la vicenda è andata bene e si sta recuperando rapidamente tutto il tratto delle mura. Abbiamo attivato il crowdfunding, non è ancora terminato in realtà e grazie anche della domanda lo recupereremo a fine dicembre, perché allora, le spese più importanti sono state coperte dal Ministero e dalla Regione. Ciò non toglie che purtroppo siano rimaste delle spese anche in testa al Comune e su queste facciamo un po' fatica, perché è stata una spesa imprevista, avevamo molte parti del bilancio già stanziate in altre spese, per cui ci risentiremo prossimamente per un ultimo evento che organizziamo a dicembre, dove se gli privati ancora vorranno aiutarci sarà ben gradito. Ci spostiamo a Colle Valdelsa, la CGIL in difesa dell'ufficio INPS di Colle Valdelsa, appunto troppo importante per essere chiuso. Sentiamo Filippo Tecce. La permanenza o meno degli uffici INPS di Colle preoccupa i pensionati della Valdelsa, preoccupazione che deriva da una parte dalla disdetta del contratto di affitto dei locali attualmente occupati dall'agenzia e dall'altra dall'emanazione di una circolare INPS sul decentramento territoriale che prevede la chiusura di quelle agenzie che non rispettano alcuni parametri. È stato dato atto al sindaco di Colle Valdelsa con la dichiarazione della disponibilità ad affittare all'INPS parte di un immobile di proprietà del comune a non è fortemente agevolato, di aver dato una positiva svolta alla carenza di locali che dovranno ospitare l'agenzia, fa sapere la CGIL, ma, prosegue il sindacato, i pensionati hanno voluto ribadire la necessità di mantenere la presenza di un'agenzia nella Valdelsa per garantire un servizio di qualità a tutta la popolazione, facendo rilevare che non possono essere dei freddi principi inseriti in una circolare a stabilire del futuro di un ufficio che fornisce prestazioni fondamentali per tutta la popolazione della zona. Gli iscritti al sindacato hanno anche messo in evidenza il deplorevole atteggiamento tenuto dall'INPS in questi anni, che non ha mai provveduto alla sostituzione del personale dell'agenzia che veniva trasferito o andava in pensione. CGIL chiede che tutte le amministrazioni locali, le forze politiche e le associazioni economiche della zona Valdelsa uniscano le loro energie in un'azione comune verso la sede regionale e nazionale dell'INPS per difendere la continuità di un servizio fondamentale. Apriamo la nostra pagina sportiva, iniziamo con il calcio e torniamo per un attimo alla gara tra Siena e Arezzo. Al termine dell'incontro è intervenuto anche il difensore Marco Rossi, commentando così il pareggio casalingo e la condizione della squadra. Sentiamo. Credo che abbia fatto una buona prestazione, comunque abbiamo giocato contro una buona squadra che è venuta qua a darci battaglia, lo sapevamo, quindi credo che dobbiamo essere positivi, ecco, dobbiamo continuare a lavorare su questa strada, ovvio c'è tanto da migliorare, ma credo che siamo sulla strada giusta. Siamo appena alla seconda parte del campionato, abbiamo passato un momento tra virgolette difficile perché non si capiva che categoria avremmo fatto, comunque credo che siamo sulla buona strada, siamo una squadra nuova, ci stiamo conoscendo, ma siamo credo a buon punto, ecco. Già che due partite che non prendiamo gol, credo che sia una cosa importante, ecco, poi prima o poi il gol credo che arriverà, perché comunque abbiamo giocatori in quella categoria davanti molto importanti. Sì, credo che tutti abbiamo fatto una buona partita, a livello difensivo abbiamo concesso credo pochissimo, a parte un tiro in porta nel primo tempo, poi ovvio ci ha facilitato la doppia escursione, però credo che a livello difensivo abbiamo fatto una buona partita. Ma questa sarà una parte difficile, già da martedì cominceremo a prepararla. Ovviamente andremo là per vincere, perché dobbiamo trovare una vittoria, perché comunque una vittoria ci darà grande morale, quindi in settimana lavoreremo come stiamo facendo per cercare di vincere. Sappiamo che, tra virgolette, adesso siamo indietro, perché comunque abbiamo tre partite in meno, però noi dobbiamo pensare solo a partita per partita, prepararla bene, cercare di vincerla e poi pensare alla prossima.
E adesso il basket, dopo il successo in trasferta a Tortona, la Onsharing Menzana è tornata in campo per prepararsi per il match contro Rieti. Sentiamo quindi le parole del direttore sportivo Lorenzo Marruganti. È importante come tutte le vittorie, ovviamente, sai, la prima partita di campionato in casa di una delle favorite, forse da i pronostici come la squadra accreditata delle credenziali maggiori, indubbiamente è una vittoria molto importante che dà grande positività e grande carica. Come è venuta, probabilmente questa positività la aumenta ancora, perché ci dà delle indicazioni importanti, delle indicazioni positive, alcune risposte positive a degli interrogativi che ovviamente avevamo prima di iniziare, anche perché questa è una squadra completamente nuova, è la prima partita ufficiale del campionato, quindi è chiaro che avessimo degli interrogativi. Sicuramente la reazione e il grande impatto morale della squadra è stato molto positivo. Ci sono anche altri aspetti su cui ovviamente lo staff tecnico e coach Moretti dovranno lavorare, lo sapevamo, perché siamo un cantiere aperto, siamo una squadra completamente nuova, uno staff tecnico nuovo, e sapevamo bene che ci sono delle cose da sistemare, e la partita di sabato ci ha dato sicuramente delle indicazioni preziose. Adesso il volley si è tenuta questo pomeriggio, la presentazione della squadra della Emma Villas Siena. I bianco-blu giocheranno giovedì pomeriggio l'ultimo test match contro i campioni d'Italia in carica della Sir Safety Perugia. Siamo in chiusura, vi segnalo un interessante appuntamento per domani pomeriggio, mercoledì 10 ottobre alle 17.30 presso la Biblioteca Comunale degli Intronati, dal titolo Siena e la Grande Guerra, visto anche il tema attuale, ovviamente con il richiamo al palio straordinario. Interverranno Raffaele Ascheri, presidente della Biblioteca Comunale di Siena, e poi Massimo Bianchi, che tratterà il tema La Guerra e le contrade, poi Gabriele Maccianti con il tema La guerra in città. Vi invitiamo quindi a seguire questo incontro. Come detto, siamo in chiusura, tra poco l'appuntamento sarà con Roburopoli, Dario Di Prisco e Veronica Costa che vi condurranno nel mondo bianconero, poi la replica del nostro TG, e alle 22.50 vi proporremo invece la gara tra la Vismederi Costone e Meloria Livorno. È veramente tutto, grazie a tutti voi per l'attenzione e un buon proseguimento di serata.